lasciamo la provincia di Isernia e entriamo in quella di Caserta. Siamo quasi a quota 80 km. Guardate che roba! Oh, Caserta! Piove! Allora ragazzi, dicevo, siamo arrivati in campagna. Stiamo cercando un posto per dormire, 100 e passa di Londra. Tanti ragazzi, tanta roba. A dopo o a domani. Continuate a seguirmi e vi porterò al sud Italia, fino a Santa Maria di Leuca. Venite con me. Dove andremo? Oggi a Benevento andiamo. Siamo a Benevento, precisamente alla Basilica della Madonna delle Grazie. Il Teatro Romano di Benevento fu eretto nelle vicinanze del Cardo Maximus, nel settore sud-occidentale della città, presumibilmente sotto l'imperatore Traiano, al quale per l'occasione viene destinata un'epigrafe dedicatoria visibile nei pressi del fronte scena. Il Teatro Romano di Benevento rappresenta gran parte del patrimonio archeologico sannitico. Esso fu costruito nel secondo secolo dell'imperatore Adriano e venne inaugurato nel 126, successivamente ingrandito da Caracalla tra il 200 e il 210. Il teatro sorge nelle vicinanze del Cardo Maximo, un antico impianto urbanistico romano. La sua è una forma semicircolare ma dalle dimensioni enormi, 90 metri di diametro, e poteva ospitare fino a 15.000 spettatori. Thank you.
sinistra c'è la campagna, a destra il Molise, dietro la Basilicata e qua ci sono io. Ciao ragazzi, buona giornata, a dopo. Che spettacolo l'Italia! L'Italia, ragazzi, è meravigliosa! A dopo! Abbiamo fatto scorta perché ieri sera ci siamo fermati a dormire in un bed and breakfast a Melfi e questa mattina ci siamo mangiati veramente di tutto. Direzione Matera. Ieri è stata un po' dura, ho sofferto ieri perché le salite sono state tante, ho mangiato poco a pranzo e quindi ho un po' sofferto. Però poi alla fine sono riuscito ad arrivare alla meta. Abbiamo visitato un po' il centro di Melfi, carino, da vedere. 12° giorno. Oh, guarda che bello incontro. Giorno. Venosa. Thank you.
ragazzi, buongiorno.